Questa mattina appunto l'assemblea dei parlamentari dei 5 Stelle. Di Maio dice Salvini ha tradito gli italiani, pagherà il conto. Sentiamo Jacopo Matano. Matteo Salvini è un capitano che ha abbandonato la nave. L'accusa di Luigi Di Maio all'ex alleato è netta e filtra dall'assemblea dei parlamentari riuniti alla Camera a porte chiuse per fare il punto su una crisi che i pentastellati definiscono surreale. Il leader della Lega è andato nel panico sulla revoca d'autostrade e sulla riforma della prescrizione, dice Di Maio. Agli italiani ha detto state sereni, ironizza, poi avverte, pagherà caro. Ma è su come proseguire che il dibattito all'interno dei 5 Stelle è aperto. Per il capo politico solo Mattarella può dire se e quando votare. Di Nicola apre a Renzi, ha fatto una proposta di responsabilità, mentre Buffagni taglia corto, io sono per andare a votare. L'unica certezza, che è anche però un possibile punto di convergenza con le altre forze politiche, è il taglio dei parlamentari a settembre. Non mi interessa cosa è fattibile col PD, mi interessa che la proposta che ha fatto Di Maio a tutti i partiti, ovvero abbiamo da aprire l'aula anche solo per 2 ore, tagliare 345 parlamentari e poi portare il paese attraverso un percorso credibile a nuove elezioni. I tempi li detta Mattarella. Dal suo blog intanto interviene Beppe Grillo.